il Roccolo Sauk è una splendida struttura formata da abeti e faggi che costituivano una trappola di caccia per la cattura degli uccelli attraverso le reti tese nel colonnato circolare. Si trova nel comune di Giovo, con altitudine di 935 metri, in una distesa prativa e boscata che digrada in direzione nord sul rio Tigia e la Val Stenhauser, lungo la direttrice di una rotta migratoria di uccelli. Fu edificato nella seconda metà dell'Ottocento ad opera di Carlo Mosaner di Giovo. L'attuale proprietario per discendenza, Ettore Brugnara, ne cura tuttora la manutenzione nonostante la caccia con i roccoli sia stata definitivamente vietata nel 1968. Sono il proprietario del Roccolo del Sauk, sono Ettore Brugnara. Mi è arrivato per eredità nel 1984. Il roccolo è questa struttura di faggi e di abeti rossi adibita, fatta apposta per catturare gli uccelli. Ha circa 150 anni, era della nostra famiglia, in quanto documenti che era dal 1859-1860, e quindi è rimasto sempre della nostra proprietà. Dal 1968 è stata vietata la cattura degli uccelli con le reti e abbiamo deciso di mantenerlo finché riusciamo, mantenerlo tale come fosse ancora utilizzabile. Dopo questo divieto, l'abbandono della potatura non ha permesso la conservazione di questi complessi vegetali, stimati in tutto il Trentino, all'inizio del Novecento, in oltre 200 strutture. Il Roccolo Sauk costituisce perciò un vero monumento storico, pregevole per le sue dimensioni e per il fascino delle forme. 1947 che sono qua a Roccolo. Avevo 15 anni. E poi sono venuto su fino al 68. Al 68 hanno proibito i roccoli e dal 93 sono qua con quelli che inanellano. Noi li prendevamo per mangiare gli uccelli perché era crisi in quegli anni là. La mia per mettere gli anelli, no. Eravamo qua. Dal 20 di settembre fino ai 10 di novembre siamo qua a uccellare. E gli uccelli che prendiamo li portavamo tutti a Trento, a una macelleria. Morti, non mi avvivino, perché li trovavano per mangiare. Perché era una crisi di fame quei anni là, dal 47, che era aggiornata anche dal 1500. E il più era Pepole, il più, quando c'erano i numeri alti. Del 67-68, erano gli ultimi due anni, li pagavano 300 lire l'uno, quelli da mangiare. Del 49 ne abbiamo presi 13.800, è stato l'anno più, dopo che c'era il roccolo. I ricami venivano nelle cabiette, ogni specie di uccelli, frisone, pringuello, cardellino, peppola, tutti avevano la sua cabietta. C'era che veniva a prenderli per tenere nella gabbia
un uccellino, un lucarino, un cardellino, i ragazzi, non mica, tutti i ragazzi prendevano un uccellino. Io prendevo, il più lavoro che avevo era da prendere fuori gli uccelli dalla rete. E c'era un altro qua che mi aiutava a tirare nel spauracchio e dopo li aiutavo a tirare sulla rete, quei lavori là, e mettere fuori le gabbiette tutte le mattine degli uccellini da canto. Adesso vengo a dargli una mano a loro, come che funzionava il roccolo allora, per prenderli da me. E loro ci mettono gli anelli e notano sul nome dell'uccello, e fringuello, cardellino, e dopo qualche volta se ne prende qualche uno che viene dall'Europa, dalla Russia anche, di quelli che c'è anche sui centri come qua. Non è a roccolo come questi, ma i centri ci sono a calare su. 60 anni che vengo su. Nel 1993 il roccolo Sauk è stato riattivato con altri fini, lo studio delle migrazioni degli uccelli attraverso il metodo dell'inanellamento. Attualmente il roccolo viene riattivato nel periodo autunnale a scopo didattico-divulgativo, per far conoscere gli aspetti storici e culturali di questa tipologia di struttura strettamente legata al fenomeno delle migrazioni. Il Museo Trinitino di Scienze Naturali, oggi col suo no nuovo nome Museo delle Scienze, si occupa da anni dello studio delle migrazioni. Dal 1995 ha iniziato un programma di ricerca a largo raggio, sia primaverile che autunnale, e in autunno in particolare studia la migrazione attraverso le Alpi con un progetto nazionale che si chiama Progetto Alpi. In questo contesto noi lavoriamo su diverse stazioni trentine, due in particolare a Bocca Casette e a Passo Brocon, e poi altre stazioni che collaborano con noi sull'arco alpino. Sono state un numero di 33 stazioni che hanno lavorato assieme. Oltre a questo progetto c'è il progetto poi Rotta Sauk, che è un progetto invece didattico e storico, che recupera invece una memoria storica che è proprio stata donata a noi proprio grazie alla presenza sul territorio della Val di Cembra del roccolo di Sauk, che ci permette non solo di conoscere quella che era l'abitudine antica di e catturare gli uccelli, diciamo, non per scopi scientifici, ma per scopi alimentari e di altra origine, ma proprio ci permette anche di mostrare con la partecipazione del gruppo di ricerca del museo l'attività di inanellamento, quindi delle tecniche di studio che noi applichiamo poi in altri settori. Questi dati ci permettono di indagare un fenomeno a molti note, ma che è particolarmente difficile da comprendere e da capire. E proprio grazie a questo progetto, il progetto Alpi, che è attivo dal 96, come dicevo, stiamo raccogliendo una serie di importanti informazioni. Grasso 4, muscolo 2, metacarpo 0,
E metà 4, sesso 0, metà primaria 3. 9, 8 e 90 la terza. Siamo all'interno del roccolo grande, dove gli uccelli vengono catturati in maniera attiva. In sostanza, i migratori in transito al roccolo del Sauk vengono attirati all'interno del tondo di questa struttura da dei richiami che adesso sono artificiali. In passato invece erano rappresentati da animali vivi tenuti in gabbia. Gli uccelli, una volta posati sui secchi, vengono spaventati dallo sparacchio attivato dal roccolatore che sta all'interno del casello. Istintivamente gli uccelli si dirigono verso il basso, contro il pergolato, cercando di passare attraverso le finestre, trovando la rete, quindi rimanendo intrappolati. Gli uccelli, oltre ad essere attirati dal richiamo, vengono richiamati all'interno della struttura dagli zimbelli, che adesso sono rappresentati, costituiti da delle pigne, mentre in passato erano costituiti da uccelli vivi legati. Io ho fatto un anno di servizio civile al museo e, concluso l'anno di servizio civile, sono diventata una collaboratrice. Il primo anno è stato nell'ambito del servizio civile, quindi è stata, diciamo, un'esperienza a parte. Poi il secondo e terzo anno è stata una cosa più lavorativa, diciamo, che mi hanno pian piano insegnato, diciamo, come maneggiare gli animali, cioè le tecniche per estrarli nel modo più corretto senza fargli male o senza, nel modo, diciamo, più veloce e corretto. E poi mi hanno spiegato appunto come compilare le schede di cattura, chiaramente dettate dall'inanellatore. Dall'anno 2004 il roccolo Sauk si inserisce infatti in un progetto di valorizzazione del percorso naturalistico etnografico Rotta Sauk attraverso la convenzione numero 10 del 28 aprile 2004, sottoscritta dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente APPA, Comuni di Giovo e Cembra, che ne stabilisce l'accreditamento a centro di esperienza della rete tridentina di educazione ambientale in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali. Si svolgono attività di visite guidate, laboratori rivolti a gruppi scolastici ed eventi culturali. Ci occupiamo qui della gestione del centro di esperienza Roccolo del Sauk e facciamo diverse attività legate appunto a questo territorio. In particolare in queste due settimane siamo impegnati nell'accompagnare i visitatori e ragazzi alla conoscenza di questo interessante monumento vegetale. L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente si occupa dell'educazione ambientale in Trentino in diversi centri di esperienza e laboratori territoriali. Questo è il centro di esperienza Roccolo del Sauk, dove durante il mese di ottobre si pratica assieme al Museo Tridentino di Scienze Naturali la cattura degli uccelli per l'inanellamento e lo studio delle migrazioni. Noi accompagniamo i ragazzi per poter far loro vedere qual era l'attività del roccolo in passato, ma anche come adesso è stata trasformata per l'attività di ricerca. Infatti il Museo Tridentino di Scienze Naturali qui opera con alcuni ricercatori per studiare la migrazione degli uccelli. In primavera ed estate si riprende l'attività a roccolo e non per la cattura degli uccelli, ma solo per l'attività di visita. I ragazzi delle scuole vengono in primavera per le gite o per attività didattiche e durante i mesi estivi vengono organizzate delle uscite per i turisti e per persone che vogliono, anche del territorio, che vogliono seguire e sapere
cos'è il roccolo e conoscere l'ambiente naturale di questo territorio.